perché qui strade non ce l'abbiamo. Per entrare in tutti questi villaggi, in tutte queste aldee, molte volte le strade sono affidate alla buona volontà della gente che le fanno. Solamente questa strada ce l'abbiamo perché qui si taglia il caffè, come si possono vedere qui tutte queste piante di caffè, noi viviamo del caffè, quindi hanno fatto questa strada dove si trasporta il caffè fino ai benefici che stanno a valle. I giovercani della massima parte quindi sono campesini, sì. La maggior parte sì, sono tutti campesini, che vivono qui per la montagna, e riesco a vedere poco, li riesco a vedere molto poco. Perché? Perché le distanze sono enormi, io ho delle parrocchie che per raggiungere mi servono 4 ore di macchina più talvolta l'asino, se no a piedi, dipende. Quante ore a piedi o con l'asino? Una giornata se ne va per arrivare in una comunità, tutta la giornata, perché poi mi fermo lì, sto lì uno o due giorni, dipende, posso visitarli non più che una volta all'anno. La strada si snoda tra le finca, enormi piantagioni di caffè, è l'ora del giorno dei raccoglitori, dopo una dura giornata di lavoro. Don Ferdinando percorre le strade per incontrarli, per ascoltare i loro problemi, per dare conforto e aiuto. Tra di loro tante sono le donne, tanti ragazzi, anche bambini. Ci raccontano che tutti devono raccogliere il caffè nelle famiglie, perché per esse è l'unica occasione durante l'anno di lavoro e di guadagno. Siete tutta mangiando? Sì. Ah, bene. E quanta scannata di caffè, Genatio? Come? Dos? Sì. Bueno, ya è grande. Quanti anni? Lavori? Trabaji qui. Usted trabaja también aquí? Sì. E quanti anni tiene? 12 anni. E usted? 9. 9. E quanto hanno guadagnato oggi più o meno? E quanto te pagano per una... Ahorita mi stanno pagando 30. 30 lentire, sì. Un campesino che lavora a caffè deve riempire una caja, una cassettina, così, che è più o meno di 40 centimetri quadrati. Per riempire una caja di queste, una giornata uno riesce a riempire 3. E una caja costa 30 lempiras, significa 90 lempiras. 100. Tutto in euro? 4. 4 euro al giorno. 4 euro al giorno. L'ultima visita è al centro per anziani, l'ultima opera in fase di ultimazione. I volontari sono al lavoro. Qui saranno ospitati 48 anziani malati o non più in grado di vivere da soli, perché per Don Ferdinando, che ha vissuto duramente e poveramente, ha diritto a terminare la sua vita nella dolcezza e con dignità. La speranza sembra non abbandonare mai questo prete autoimprenditore che bussa a tutte le porte, che chiede prestiti alle banche, che raccoglie offerte, che spesso spende tutto il suo stipendio in benzina per visitare le sue comunità disperse sulle montagne. Veramente vedere certe cose ingiuste ti pone nervoso. Quando salivo su in montagna specialmente tornavo sempre triste. Col tempo ho detto, guarda, Gesù dammi una forza, non di risolvere tutti i problemi per l'amor di Dio, però che perlomeno mi faccio vedere tutte le persone come così come vedessi te, no? Poter passare giornate un pochino più tranquille. E grazie a Dio non riuscirò mai a abituarmi alla povertà, questo no, perché mi sconvolge sempre, ogni volta che vedo qualche realtà mi sconvolge sempre. Poi che voi, siamo anche umani. Tante volte soffro la solitudine, se vorresti così pure un conforto da qualcuno che ti dica, avrei Ferdinando, oggi ci andiamo a mangiare una pizza insieme, o che oggi ci beviamo un bicchiere di birra insieme, tante volte no, devi aspettare, chissà quando, ma non fa niente, le cose più importanti è che veramente possiamo testimoniare il Cristo qui, essere uomini di speranza per tanta gente che sta qui.